Com'è? Posto. Ragazzi! Leo! Com'è? Com'è? Oh, Leo! Ora torno, ora vengo, ma levi scarpe, ora vieni. No, va bene, va bene. Leo. Buongiorno. Ho sentito che c'era l'Ausu Leo. Ucane. Ucane. Prima, aveva la pettorina un po' di terra. Com'è la situazione vulcanologica? Mia madre è un'esperta. Com'è andata questi video? Hai spazzato molta sabbia, vero? Sabbia, sabbia. Il problema di mamma è la sabbia quando c'è l'eruzione, perché è sempre che scupa i mari. Però c'è un po' di sabbia ancora, Però ora è più tranquillo. Da ieri è più tranquillo. Da ieri è più tranquillo. Qui è tutto tranquillo. Speriamo bene. Speriamo bene. Guida dice sempre speriamo bene. Speriamo bene. Speriamo bene. Oggi è bello. Oggi è bello. Come? Ok. Guarda chi c'è. Eccolo, bisellone. Guarda chi c'è. Ma la postissimo questo. Non ti allontanare. È un legno. Dice non ti fare venire l'idea, di dire già suba, mi disse. Mi ha detto, dice, non ti fare venire l'idea di andare là sopra. Perché sai che io intanto mi faccio qualche camminata, ma oggi non salgo chiaramente, per rispetto, perché insomma non si possa dire, quindi è giusto rispettare le regole. Che guardate, zio, chi c'è? No, dice, caro, se c'è l'incendio, c'è la porta del dorso, Luca. Siamo in allerta rossa. Ma per me. Per me. Per me è tutto bianco. Un po' di gente se n'è, vero? Sì, se n'è. C'è chi non... Però uno che viene a fare, quando tu puoi stare sulla playa e sognare, che cazzo ci viene a fare? A montagna non ci puoi, all'osservatorio non ci puoi andare. A Fagarano non puoi stare, non ci vieni, ma come spendere soldi? Ci sono quelli che sono innamorati, infatti oggi c'era una signora in Napoli. Dice, io una vita che vengo a Stromboli, non ne ho visto tante, non ho paura, dice. Ah, dice, ha paura a tutte vanno, cioè, perché in città non c'è la paura. La macchina che ti mette, chi che ti scippa la borsa, sei destino della vita. Io volessi morire quando muoio con vulcano, qui. Minchia, campasse due vite. Campasse due vite. Ora, siccome prima ne facevi una botta ogni 10 anni, eravamo abituati a rimanere. Con vulcano no, vulcano ora si pigliò la sua attività lui. Quello che faceva prima, non sempre diceva. Scoppia dentro vuoto, due vuote l'anno. Erano abituati. Cioè, tra noi ne pare curioso ora. Sì. Li faceva lontano. Ora no, ora si pigliò la sua attività, sta ci pigliando. Dicevo ancora sono vivo e non voglio rotti con gli occhi. Aveva ragione. Solo che la stavamo pagando troppo. E il fuoco, e l'alluvione, e la maremoto. Minchia, poi sempre in stagione. Sempre in stagione. Allora, qui a quest'ora ci sarebbero centinaia di persone che sbarcano da queste mini crociere giornaliere, al momento invece non c'è nessuno, è uno scenario un po' mi riporta a bambino quando eravamo ragazzi, che, insomma tutte queste sbarche giornaliere non c'erano e niente, una situazione un po' strana per essere il 6 luglio. Su Italo! Ok, facciamo una passeggiata, vediamo chi incontriamo. Volevo arrivare alla spiaggia lunga, così con la scusa vediamo anche un po' di tramonto e poi vediamo cosa ci capita sulla strada, se incontriamo qualcuno. Cugino, mica che bella barba che c'ha. Che fa? Che fa? Faccio un giro. Sta a posto? Quando girò sta qua? Ora vinco. Oh, Vincenzo, vieni qua! Vincenzo, Non mi conosci, minchia, non mi conosci. Ah, è vero. Minchia, non mi conosci. Mi chiamavo Nidincio. Come stai? Bene. Siamo in allerta rossa, lo sapevi? Ah, che bello. Come ragazzi, minchia Marione qua, in allerta rossa, allerta. Siamo in allerta rossa, Mario. Ma quando mai? Ma quando mai, non è vero niente. Guardo per fare un poco di pubblicità. Minchia, in allerta rossa puoi dire Tinizio. Tinizio in allerta ma rossa. Ma quando mai, ne esiste proprio. Qua tu puoi fare neanche pubblicità e non fare venire tutti. Unite? Ammara, ma strano un po' mi battigliava che faccio io in città. Va bene? Vabbè, sta facendo una cosa per questa allerta rossa. Tu che ne pensi? Ma io non è che... Ma come l'hai vista l'esplosione? Come è stata? Tranquillo. Ma non c'è stata manco l'esplosione. Ticchicolata.
quest'ora che ha fatto questo nuvolone, eh? Eh sì, perché si tira tutta la sabbia, c'era vento. Però di che prendo? Sì. È stato il pare che succede tu nel mondo, è successo. Come dite per commigliare se figlia e mettono l'erta rossa? Vabbè, ti vinno, eh. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi, ci vediamo dopo! Qua siamo in allerta rossa, ma la vita continua normalmente, si sistemano le barche, sì. Si fanno la passeggiata. Rompi i coglione quando ci vengono a staccare. Rompi i coglioni. Alletta del cazzo. Ecco. Vai a tagliare i cime dell'ancora. Che alletta. Che alletta. Rompi i coglioni e basta. Rompi i coglioni e basta. Le strade sono deserte, a quest'ora qua fiumi di persone salgono la via Roma, i negozi sono vuoti, i bar sono vuoti. Facciamo una passeggiata, arriviamo fino a Piscità, vediamo com'è la situazione. Non c'è un'anima viva. In realtà questo è il momento ideale per farsi la vacanza, perché veramente si sta bene, c'è poca gente. Mi dispiace per chi ci campa, ci vive su queste isole di turismo. Approfittatene. Qua siamo al Canneto, c'è poca gente anche qua. Io mangerei una brioche col gelato, ma ho poco tempo. Ecco qua, un testimone, ecco qua. Ecco, ecco qua. Ma scusa, a quest'ora perché non c'è nessuno? Posso chiedere perché non c'è nessuno? Perché i balconi non ti fanno venire, Leo. Siamo in allerta rossa, rossa, vero? Sì, sì. In allerta rossa. Allora, Pino, non c'è nessuno. Qua la via Roma a quest'ora di solito è frequentatissima. E adesso, invece, non c'è nessuno. Siamo in allerta rossa. Siamo in allerta rossa, sì, è vero. Com'è andato? Com'è successo? Due giorni fa che è successo? C'è stata una colata? Ma sono semplici colate che io mi ricordo anche quando ero piccolo, bambino. Insomma, dico sì, bisogna stare anche un po' attenti. È giusto che ci sia l'informazione. È giusto che ci sia l'informazione, però informazioni giuste, non esagerate. Per me sono state esagerate. Sono sceso tranquillissimo, io non sono più tranquillo, no, come il nostro altro luogo. Guarda che bello, stupendo, finito tutto. Non c'è più niente. Cioè, allora cerchiamo di rientrare in questa cosa con le precauzioni. Ma rientriamo. C'è un po' di esagerazione. Secondo me sì. E questo ci porta veramente, secondo me, a una gravità. Cioè, perché l'estate è arrivata ma se ne va. Certo. Io dico, sono un isolano, lavoro, porto avanti tante cose, però c'è tanta gente che è giovane, c'è i locali, le cose. Mi dispiace molto questa cosa, da Stromolano devo dire. Mi dispiace, informazioni sbagliate. Una piazza così non me la ricordavo. Questa era la piazza nostra di 30-35 anni fa, quando stavamo a giocare qua. È un po' diversa la piazza. Ecco, questa era la situazione che ci sarebbe stata 35 anni fa. Insomma, adesso poi il turismo è andato avanti. Adesso è surreale una piazza così. Franco, buonasera. Buonasera. Scusate, vorrei salire sul vulcano, è tardi perché non c'è nessuno. Non c'è nessuno, ho fatto tardi, sono già partiti. Sono già partiti. Ah, sono partiti, per questo non c'è nessuno. Sono partiti già. Sono tutti a spiaggia lunga. Ah, perché io ho detto qua il gruppo di solito si raccoglie qua, c'è un sacco di gente. Invece si accoglieva qua, ora non c'è nessuno. Ascolta, sono tutti là a aspettare lo tsunami perché a un certo punto alle 9 devono andare via perché di notte non si vede lo tsunami, non si può stare. Ci sono tutte le sirene, no? Ci sono le sirene in casa, però non lo vedi lo tsunami. E le persone non sanno che ci sono le sirene, però stanno a mare. Quindi insomma non posso salire stasera.
No, tu puoi. No, 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 no. Manca a Capri poi. Ti metti. No, puoi fare. Esca. Nemmeno a Capri. Sai perché già si fare? Deve andare sui 100. Quanto è l'altezza? Se che si può andare? Fuori dal cemento, un po' camminare. In realtà io ho già incontrato amici, pescatori, insomma, qui la vita scorre regolarmente. Sembra che non è successo niente. L'unica anormalità, ecco, è che le strade sono semideserte. Per il resto, insomma, la vita scorre normalmente. Io mi sento tranquillo, sono sincero, a parte sono cresciuto qua, però veramente forse un po' troppo allarmismo. Ho fatto tardi. Troppo tardi, Serrato. Le fumate sono andate via e qua non c'è fumo, eh no? Non c'è fumo, però ci siamo in allerta rossa ancora. Sempre allerta rossa. Sempre allerta rossa. Sempre allerta rossa. Non hanno mai capito niente. Sì. Potrebbe frenare se faccio una cosa da questa certa, ma no, perché del sombo non c'è nessun pericolo, solo in caso di onda, perché se chi da scende e sbraga un poco sotto con l'acqua, vai, chi è l'unica, ma poi pure questo, non c'è niente. Mia cugina Maria dall'Australia, minchia, ti sei vista lo spettacolo, quale spettacolo? Del vulcano, tutto. In questi giorni, tutto. Però è tranquilla adesso. Io quando lo amo Stromboli, proprio lo amo, e quando lui fa così, io non ho paura del vulcano. 75 anni c'ho. 75 anni? Mamma mia, vicino, corte buone. Belle le cose. L'ho visto già quando ero piccola l'esplosione, non mi ha fatto niente a nessuno. In mezzo alla strada quanto ne muoiono durante il giorno? Quanti incidenti ci sono? Vero. Ogni tanto fa un piretietto, ci chiudono come i carcerati. Esagerazione, non c'è nessuno. Non c'è nessuno. La gente se ne è scappata. Adesso vede com'è calmo. Ha fatto quello che ha. Io sono andata a Ginostra la settimana scorsa. A passare ho visto che c'aveva sta bella pancia, bella piena. Sai, era sempre inattiva, andava su e giù. Quando andava giù c'era sempre il fuoco di sopra. Non scendeva giù. Ci ho detto questo qua, questo un paio di giorni farà una bella scoppiata. Però ora ha scoppiato, invece ha fatto la colata. La colata. Ieri sono venuti i pompieri. L'hanno bussato alla porta. Buonasera ragazzi. Signore, buonasera. Lo scaravaio, che bellino. Vedete che ti scaccio, vedete a mezza strada. Mettiti qua, vai, vai. Ehi cugino, eccolo qua. Com'è? Com'è questa situazione? A parte che ora abbiamo scherzato, ho incontrato degli amici, abbiamo un po' scherzato. Adesso è più tranquilla, però ancora è allerta rossa. Non la stanno cambiando. Forse qualche giorno ancora, però come vedi, molto tranquillo. Però l'attività si è fermata. Tu? Ah, c'è colata? Sì. Ah, c'è? E qui la bocca bassa a 500 metri? A 500 metri, sì. Per questo non sale tanto fumo sopra, per questo, e rimane sì. Un po' più bassa. Per questo, sì. E questo, tu? Però non c'è nessuno. Zero. La se gente ne sono andate? La gente è manco arrivata, quello è il problema. La gente neanche è arrivata, tanti ci hanno chiesto, tanti hanno cancellato. Perché c'è stata una buona informazione mediatica che ha preso proprio le persone, quelle più deboli, non hanno, tra virgolette, anche giustamente, perché senti dire delle cose poi diverso dalla realtà. È vero, è un po' esagerato quello che dici. Decisamente esagerato. Ora tutto quello che vogliamo, precauzione, questo e quello, però. È giusto essere informati? A parte, si sa che Stromboli è un vulcano attivo, insomma, chi viene qua già dovrebbe sapere. Implicitamente che... sei già consapevole. Consapevole. È giusto l'informazione, è giusto... Giusto l'informazione, è giusto che si dice c'è l'attività alta, però fare terrorismo... Ma non sono tanto le istituzioni, penso. Principalmente sono i media. Ora andiamo dalla maggiore esperta di Stromboli. Signora Graziella! Signora Graziella! Chi è? Eccola qua! Eccola qua! Eccola qua, la maggiore esperta del vulcano di Stromboli. Eccola qua. Zia, non c'è nessuno.
L'isola è deserta, minchia, di scare a caccia, più gente a piscità che scare. Non capiste? Caccia di sdecero tutta Francesca. Non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Gliel'hanno disdetti tutti. Ciao Gianni, Elda e Cecilia. Che dai, me la non so quella, no? Non c'è nessuno. Ecco. Non c'è nessuno. Che ma invece fa? È tutto tranquillo. Non si sente un rumore. Tutto se ti dico che non c'è nessuno. Però dico, il vulcano è tranquillo. È tranquillo il vulcano. Leo. Allora, perché non c'è nessuno se il vulcano è tranquillo? Scusa, non capisco. Non gli vogliono fare il biglietto a Milazzo. Non vi conviene andare a Stromboli perché è a rischio. E non fanno il biglietto a Milazzo. L'agenzia io l'avrei denunciati. Giornale, sia grande lettrice di giornale. Stromboli balla sul filo dell'evacuazione, addirittura sul filo dell'evacuazione. Hai capito cosa succede? Dimmi tu, la gente viene o non viene? Ecco, queste sono le notizie. Ma ascolta, ora parliamo di quello che è successo. Tu dov'eri? Qua. Qua sul terrazzo, qua? Bellissimo. Qua così? Perché no? Hai sentito rumore? No, che hai sentito? Ah, sentivi? Sì, il rumore della là era prima qua e poi sul terrazzo, perché da viene meglio sul terrazzo da casa del sole, non bello. Era spettacolare. Ma sentivi il rumore? Il rumore della lava quando scendiva a mare, sai quanto fa? Bello. Certo, c'è stato un attimo in cui era no paura, perché io non ho paura del vulcano. Ma vedevo stinchianare ste palle di fumo nero, uno dietro l'altro, da lasciare però, non da lì, da lasciare. Bello. Spettacolare. Spettacolare. Ma tu ne avevi viste in passato di queste? Sì, dai, l'ha sempre fatto. Ora non so che... Dicono che si è aperta un altro cratere a 600 metri, cioè 550. Che però, ma già c'era stato questo cratere basso, io me lo ricordo. In mezzo alla sciara. Adesso invece si è aperto qua, lateralmente, dove c'è il costone, proprio sotto il costone. Comunque... Leo, Stromboli non ha mai fatto male a nessuno. Ci sono state mai morti? Io non me ne ricordo. No. Allora, Leo, chiudi sta cosa, se non che i carabinieri venono. Ora dici che vogliono dichiarare lo stato di emergenza, forse, non si sa, no, non lo so. Ma è già zona rossa, in emergenza. Ma tu avete questa emergenza? Ma dicono pure veramente che ci va, sul giornale hai visto che c'era scritto pronti all'evacuazione. Ma tu sei evacuata quando è successo nel 2002? Sì. Leo, perché anche nel 2002 c'è stata l'evacuazione, però c'era una consapevolezza diversa. Oggi c'è stata una riunione, credo, perché a Scari non c'era nessuno, erano forse al covano. Sì, però dico interna è stata, non è stata aperta al pubblico. Domani la fanno. Domani so che fanno la riunione, così mi hanno detto. Dove? Ho sentito dire, non te lo faccio sapere. Non questo lo so. Devi andare, vai? Sì, vado, stavolta vado, Leo. Lascia stare. Però sabbia non ne è più, c'era sabbia prima a Sainavi? No, per fortuna, ma chi arrivava qua e poi se ne è piscari facevo che meraviglia, che se non chissà quanto era tanta. Sì, sì. No, se l'è portata a Scari, devo dirlo, è stato bravissimo. È perché la madre era sempre no. Allora, poi parlava con tua mamma, ce l'hai su la testa, soppetella. Qua proprio, non si fermò neanche? No, niente si è fermato, no, dipende, perché saliva fino qua, però poi se la spostava tutta di là. Raccolto oggetti, Bello, cammina e cale. Ci è usi, io non ne uscivo su, ecco qua. Bene. Dolcissimo. Scusi, con l'allerta rossa lei sta così sul vulcano, sotto il vulcano, non ha paura? Ma dico io, ma ti presenti qua che mi dice che mi vuoi venire a trovare, fare un appuntamento, qualche cosa. Niente, è l'improvvisata, vedi, perché nell'improvvisata ti becco, vedi come ti trovo nell'improvvisata, perché se te lo avvisavo ti facevo trovare tutto. Invece vedi come ti trovo pure per te, non so. Ma dicono in allerta rossa si può bere il vino sotto il vulcano. Certo, ma adesso non è più. Non è più. Ma è sempre allerta rossa però. No, adesso ti vedo. Non so se puoi bere, sai? Non vorrei che ti denunciano con questo. Ma dico, cosa prevede questa allerta rossa? Che bisogna fare?
Che bevo, che vino bevo? No? No, dico, non lo so che bisogna fare con l'allerta rossa, che vuol dire? Che bisogna significa? Stare a Scari. Ah, a Scari. Qua non ci dobbiamo venire. Certo, assolutamente. C'è più gente a Piccità che a Scari. A Scari non c'è nessuno, lo sapevi? Sei famoso, Silvestro, sì, ti conoscono ormai. Sì, vabbè, famoso, sì. Hai fatto quel video, ti fermano le persone, ti ferma qualcuno? Sì, qualcuno mi ferma, ma su 1000 mi ferma uno. Cioè, non è che è proprio famoso. Minchia, ma è scesa a terra qua ancora? No, non l'hanno pulita. Ce n'è di più? Non l'hanno pulito. Ah, non l'hanno pulito. Però di che è scesa quando è stata l'altra notte? Sì. Poi Ciro, com'è? Quella bomba d'acqua. Un bacio. Minchia bello, oh, sono partito alle 4 dal porto. Direzione, sto facendo un video per spiegare un po' che mi sembra che c'è un allarme eccessivo, così. Sono partito alle 4, alle 5 sono partito e ora sono arrivato qua. Tra prima questo e prima quello. Per il tramonto. Per il tramonto sono arrivato. Panico, sono arrivato in giusto. Guarda il panico, ce ne spiace, ci stiamo cagando tutti sotto. Sì, eh? Veramente minchia, non si può stare. Mamma mia, si sta, va, al terrore, va. Siamo tutti rabbrividiti, c'è Gregorio nascosto nel chiosco, non dà da bere, non dà da mangiare. Dà soltanto garze, ciambelle per protezione, no? Sei da pazzi. Che non c'è nessuno su Bisoli, io ho fatto un giro, sono partito a Scari a piedi, sono arrivato qua, non c'è nessuno, incredibile. Cioè, veramente, sembra che si sveglino oggi e siamo su un vulcano. C'è più gente alla Spiaggia Lunga che a Stromboli. Tutti qua. Mica, c'è più gente a Spiaggia Lunga che in tutto il paese. Sì, sì, sono tutti qua. Tutti qua. E che qua, capito? Non si, si aspetta l'onda. No, esatto, qui c'è, siccome c'è panico, allora teniamo tutti stretti nel panico. State vicini. Facciamo forza. Vedete, la gente è tutta pronta sui blocchi, pronta all'evacuazione dell'isola. Ma perché si parla di evacuazione sui giornali, lo sapevi? Certo, un disastro sta succedendo sull'isola. Incredibilmente siamo svegliati che Stromboli fa lo Stromboli. È un vulcano, non si sa bene. No, no, siamo svegliati stamani, ha detto, ma no, stamani, 3 giorni fa, che Stromboli. Da sangue. Si è messo a fare lo Stromboli, vedi, lui sta preparando un qualcosa per salvarsi. Cosa facendo? Pezzi da 5, ciao Leo. Pezzi da 5, gente ci sta comprando qualunque cosa per fuggire. Allora, io intanto ormai mi faccio un aperitivo con questi amici e chiudiamo qua la serata e poi ci magari facciamo un aggiornamento domani mattina. Io in realtà qua ho trascorso il mio pomeriggio normalmente come faccio sempre. La situazione è tranquilla, qua ci sono molte persone che si godono il tramonto e niente. Ci aggiorniamo domani mattina. Ciao! Dormo come un angioletto qua io. Faccio delle dormite a Stromboli incredibili. Ma io dico io. No, tu me la dire niente. No, io dico. Tu me la dire niente, sei due canneto e perciò non puoi dire niente. No, ora diventa due canneto. Ora sono due canneto, prima eri maticcio, ora sei due canneto, perciò è dire. Io sono venuto e ho detto così se le vagano, resto solo. Sei tranquillo, capito? Ma loro fanno le, come si chiama? Evacuazione senza l'ostre. Colazione lunga al canneto, poi arrivano amici e si prolunga. Ora facciamo un giro, scendiamo in spiaggia. La giornata è bella, sarà calda. Ora a mezzogiorno c'è la riunione del sindaco, vediamo che cosa, le decisioni che prendono. Qua praticamente si sta bene,
che ci sia la lava, che non ci sia la lava, si sta bene. Tutto sto allarmismo è tutta una gran pigliata a puo culo, ok? E basta. E qua no, io stanotte ho dormito bene, c'è la lava, io ho dormito benissimo, non mi creo nessun problema. E penso che tutti gli altri strombolani hanno dormito bene, va bene? Perché siamo abituati a questi eventi, d'accordo? Ok, ora qua succede una fesseria e praticamente tutti quanti si mettono in... Ma perché? Ma un nesto, ma un nesto problema. Sta buttando un po' di lava sotto la sciara. E allora qual è sto problema? Che hanno chiuso Piscità, la Fiaggia Lunga chiusa, vogliono evacuare, evacuare. Io e calmo muovo manco se mi sparano. Hanno appena 5.000 carabinieri a fare altre fuori il strombo. Queste che si possono scrivere qua, la legge italiana, lo Stato italiano. Io da qua non muovo manco un centimo. È tardi, mi sono messo a sistemare un po' i video, ho caricato intanto qualcosa. Voglio andare in chiesa che adesso c'è la riunione, vediamo se trovo un passaggio perché ho fatto tardi. Suonano le campane, c'è la riunione. Suonano le campane anche perché dice la messa. No, sindaco... perché è mezzogiorno. Ah, non perché il sindaco dice la messa adesso. Sì. Tu vai? No, io no, sono di servizio. Sei di servizio, se no andavi? Sì, certamente. Non vai alla riunione. Ma in chiaro sulla piazza tu? Ma una volta ti acchianamo, però ma porta una macchina a casa. Minchia, devi guidare pure. Ma che cazzo vado a leggere così? No, no. No, leggere così. Tocca a guidare. Vedi, i passaggi li devi pagare pure. Ma cambio... E io sono un ex collega, ti ricordi? Sì, non so, con la macchina azzurra. Con la macchina azzurra. Io tanto ho il cap ancora operativo, posso guidare, sono in regola. No, ancora... no. Io ero un vecchio tassista sull'isola, ho avuto 5 anni la licenza. Vecchio ora, non di età, vecchio nel senso che una volta ormai. E andiamo. Metti in moto e cammina. Metti in moto e cammina, eh? Andiamo. Minchia, un freno. Com'è? Volevo salire, volevo un passaggio. Buongiorno. Buongiorno. Volevo occuparle. Dai, mi vedi andare. Qua c'è un po' di polvere. Questa è caduta, è arrivata l'altra notte, c'è stata una bomba d'acqua, qua i torrenti ancora da 2 anni non sono ancora stati messi in sicurezza, continua a scendere il materiale che poi insomma non viene tolto, ancora, cioè, ancora non è stato tolto, non so, magari un giorno lo toglieranno, un po' di polvere accumulata. Adesso c'è la riunione, inizierà credo fra qualche minuto. Adesso personaggi esponenti dell'isola stanno arrivando. I personaggi esponenti dell'isola stanno arrivando. Sì. Da Piscità addirittura, sì. Per questo evento, per questo, sì, sindaco. Anche Anari carabiniere. Spero, no, di perché? Sì, spero di sì. Perché? Ci saranno problemi di ordine. Sicuramente. Problemi di ordine, va bene, speriamo. Siamo malintenzionati. Siamo malintenzionati. Per prendere i dolcini, ma io penso che qua ci sarà la mare invece oggi. È iniziata. È iniziata la riunione. Ah, venne mia, bene, sai, ci sono la protezione civile. E lei? Non va alla riunione? Io vado alla riunione. Da cittadino. Però non sono. Un esponente, non sei una persona di spicco. No, non sono un tecnico della protezione civile, io sono uno strombolano. che vive a Strombolano. Ma passare niente. Sì, scalzo in chiesa, dico, il signore la scalza, posso entrare? Sono problemi con le sorelle, io, posso chiedere alla sorella? Accetta a tutti. Tutti alla messa stamattina, tutte mica, tutte è una cosa... Guarda, tu entri, io vai. C'è un barino, c'è già? Un barino pazzo. Ma dico, barino arrivò? È vestuto. Così sono tutti i peccati vostri. Mario, anche tu alla messa. Io sentire la messa. Io sempre. No, non è, prego sempre, nient'altro prego. Il salmone come sarà? Prego un gruppo di cuccione. Come sarà oggi? Secondo te la messa non ci sarà? Non lo so, io spero tanto che ci sia del buon senso. Questo penso. Poi se si vuole affossare ancora ulteriormente la situazione, sono sbagliato da giusto, dai. Non è possibile un spiegamento di forze di protezione civile fuori dal normale, dai, è un vulcano che fa la sua attività normale di sempre, che ha fatto negli ultimi 10.000 anni, quindi
sembra proprio un'esagerazione. Molta esagerazione. Anche perché le cose, ci può essere quello stato di pericolo, ma le cose si devono saper dire, si devono saper trasmettere. Che se non tutti possono aprire bocca e parlare, i messaggi vanno trasmessi, vanno lanciati con molta prudenza, anche perché all'eventuale pericolo suscitato dall'attività dello Stromboli ne corrisponde uno molto più grande, una catastrofe economica che ci vedrà sicuramente coinvolti per tutto l'intero anno e anche di più. Se non si tiene conto di questo è inutile parlare, siamo qua a subire, e subire non ci sta bene. Ma il succo della riunione secondo te qual è stato? Il succo della riunione, però ci vorrebbero bloccare l'isola, vogliono allertare questa gente che viene, la gente che c'è qua, però voglio dire, alla fine Stromboli lo sappiamo così, io ho 48 anni, vivo qua da 4 generazioni. Stromboli è sempre comprato. Ora fanno questa cosa che hanno sempre messo d'agosto, ma Stromboli lo può fare in qualsiasi momento, è il giorno dell'anno. Cioè stanno aspettando la protezione civile che cade al costone dal 2002-2003. Ancora una caduta. Ah, aspettiamo. Scusa, stai vedendo se cade il costone? No. Vabbè. La bocca quella di Ginossi. Quella di Ginossi, no. Quella di Scari è caduta. Secondo me è tutta una cosa, una macchina burocratica. Poi alla fine secondo me è rischio. Normale. Ma il rischio c'è sempre qua? C'è sempre stato il rischio. Noi conviviamo con questo, Leo. Ma lo sai benissimo pure tu. Che invece io non lo voglio. Un centinaio da. Staccare campa una vita, si devono informare le persone prima che entrano alle Eolie dove stanno andando e cosa devono fare per me. Questa situazione quanto andrà avanti di zona rossa? Ma almeno secondo me un mesetto. Secondo me. E lo devono fare perché è una burocrazia, capisci a me? Io l'ho vissuto nel 2002-2003 che ho lavorato per la protezione civile, cioè, e quindi so questa andazza, la terranno alla lunga. Certo, però se c'è un reale pericolo, è giusto che ci sia. Si prendano delle precauzioni. Certamente, no? Comunque si può scherzare alla vita delle persone. Il discorso è noi che viviamo qua e quindi lo accettiamo, meno male sappiamo. Però magari chi viene qua è giusto che venga informato. Certo. Tanti purtroppo vengono qua e prendono un po' sotto gamba dove i vulcani. Tu questo fenomeno con l'altro giorno l'hai visto chiaramente? Questo è niente a confronto a quello del 2002-2003. 2002-2003 si è oscurata l'isola, eravamo piene di fango. Questa ha fatto una piccola eruzione, questa allerta. Questa situazione non è che va tutto bene. E se continua così, come sta andando, che non dà nessuna informazione, ci dicono è rosso, però è rosso che significa? Quanto stiamo rosso? Cioè, ti ripeto, le altre emergenze sono state d'inverno. E d'inverno uno ha avuto tempo di organizzarsi. Ora è a luglio, e domani è agosto, e dopodomani è settembre, non c'è più nudo. E non devo fare niente. I giornali possono parlare, possono dire tutto che devo fare. Oggi un sindaco, non è che ne dai spiegazione. Cioè, signore, io capisco che è stanco, però non si fa così. Perché noi ne sta toccando su pagarne viva, i tutti. Saliamo su alla Vigna del Gusolito che c'è lo spettacolo della festa di teatro ecologico. Stromboli va avanti comunque, nonostante l'allerta rossa, l'isola non si vuole fermare, giustamente. Io proporrei l'area ristoro a metà salita. Io lo volevo fare. Una a metà salita e una qui. Io lo volevo fare, ho detto facciamo tipo pit stop. Perché con l'impegnativa salita. Io lo volevo fare, volevo fare un banchetto, ho detto che con le persone così, io con i bicchieri che la gente sale, gli dico, vuoi un bicchiere? Sì. Grazie.
sei turista? E con te? Sono 7, 5 per 7. Ma sai chi ho usato? Oh Antonio, c'è colata. Allora, c'è colata. E quando cola là, vuol dire che arriva al mare. Al mare che fa? Fa la solfan. On what? And ha.